Buongiorno a tutti, vi ringrazio per essere presenti oggi a questo incontro sulla strategia della comunicazione e dei censimenti e ci tengo a partire con un vero e proprio ringraziamento perché siete numerosissimi. Abbiamo riscontrato pochi minuti prima di iniziare che siamo a 998 iscritti e questo per noi è ovviamente estremamente, come posso dire, estremamente interessante, ma ci dà anche il senso dell'importanza, ancora una volta, dell'operazione censuaria e della condivisione della strategia anche della comunicazione. Come avete sentito dai colleghi della regia, tutto il lavoro sarà videoregistrato. Questo ci tengo a dirlo anche perché continuiamo ad avere richieste di partecipazione. Quindi nessun problema per coloro che non hanno fatto in tempo a registrarsi, perché tutto sarà nuovamente messo online sul sito dedicato ai censimenti che ormai conoscete, censimentogiornodopogiorno.it. Prima di dare la parola ai colleghi che con me parteciperanno a questo incontro tecnico, vorrei ancora una volta puntualizzare l'essenza di questo momento di confronto. L'operazione censuaria è un'operazione complessa, tutti noi più o meno siamo addetti ai lavori e quindi sappiamo qual è l'importanza del censimento per il paese, soprattutto in un momento come questo di ripartenza e in un momento in cui ci sarà da decidere, i nostri decisori politici e istituzionali dovranno compendiare tutti i fondi che arriveranno con il PNRR e decidere i migliori investimenti possibili. Quindi leggere il paese, sapere qual è la direzione che prende il paese, la fotografia del paese sarà quanto mai utile. Va da sé che gli stakeholder più coinvolti, insieme all'Istituto Nazionale di Statistica, siete voi, siete i comuni, le province, le prefetture. So che ci state seguendo anche attraverso i canali social. Sono tutti coloro che in qualche modo diventano protagonisti di questo importante meccanismo. Che cosa sta per partire? Voi lo sapete già, ma vale la pena ricordarlo e spiegarlo a chi ancora non lo sa. Parte ad ottobre e si concluderà a dicembre la rilevazione del censimento relativa all'anno 2021. Un'operazione complessa, dicevo qualche secondo fa, ancora più rappresentativa del solito perché è la prima operazione post-Covid, diciamo così, e anche dal punto di vista della comunicazione, come tutti i settori, ci siamo resi conto che bisognava innovare negli strumenti di comunicazione che vi verranno presentati, bisognava innovare nel concept, bisognava innovare nel modo di accompagnare la narrazione del censimento, con una parola d'ordine che è sempre la stessa, fare squadra insieme a voi, attraverso delle relazioni digitali come quelle che stiamo mettendo in atto, ma rimettendo finalmente in campo, grazie anche ai progressi nel contrasto al Covid, la possibilità di fare delle rilevazioni, virgolette, vecchio stampo, cioè non soltanto online, per così dire. L'operazione inizia ad ottobre e si conclude a dicembre, interessa oltre 2 milioni, oltre quasi 2 milioni e mezzo, siamo in realtà 2 milioni 472 persone, 4.531 sono i comuni interessati, sono di più di quelli dell'altra volta. E allora a tutta questa gente va nuovamente raccontato quanto è importante il censimento, quanto è importante in questo momento della storia del paese partecipare al censimento. Va ricordato non solo quello che si legge nelle informative, cioè che è un obbligo di legge, ma va proprio, secondo me, promossa una cultura della partecipazione e della costruzione di risposte che saranno fondamentali per la conoscenza del paese e quindi per la ripartenza del paese. Che cosa illustreremo in dettaglio lo vedrete fra poco. Intanto illustrerà Micaela Pacello, che è la collega che è il capo progetto di comunicazione per l'Istat, tutta la campagna di comunicazione del 2021, quindi le azioni, i progetti e i prodotti per parlare ai cittadini. Ricordate sempre che per noi il mantra è il cittadino, è il nostro punto di riferimento e vedrete che in questo anno di riflessioni abbiamo messo a punto strumenti ed azioni che sono in continuità con il passato, ovviamente ad esempio in termini di logo, di immagini, ma che tengono conto di quello che è successo nel frattempo e in più abbiamo delle novità che non mi voglio anticipare.
ma che dal nostro punto di vista costituiscono un fiore all'occhiello non solo per la narrazione del censimento, ma in quanto rappresentano delle profonde novità nella comunicazione pubblica. Poi ci sarà un secondo momento invece affidato al capo progetto dell'Agenzia Pomiglio Blu che ci segue da anni e che è pioniera con noi di questa narrazione della comunicazione dei censimenti, Virginia Patriarca, un momento in cui attraverso la navigazione del sito dedicato censimentogiornodopogiorno.it noi in realtà faremo vedere il digital kit, cioè tutto ciò che abbiamo pensato di mettere a disposizione vostra per poter accompagnare appunto al meglio la narrazione di questo censimento. Fedeli a uno stile dell'Istat e sempre con un'attenzione al cittadino e all'utente di riferimento, non dimenticheremo anche in questo caso di lasciare un ampio spazio, riteniamo, alle domande e alle risposte. E faremo così, le domande e le risposte verranno raccolte e cercherò proprio per velocizzare, per dare la possibilità alla maggior parte di voi di partecipare anche a questo spazio, di indirizzarle immediatamente ai relatori presenti, se ce ne saranno alcune anche di natura sensibilmente diversa dal tema della giornata. Abbiamo comunque la collaborazione di tre bravissimi colleghi esperti della materia che semmai vi presento di volta in volta. Quindi io non perderei altro tempo e darei subito la parola alla dottoressa Michela Pacello, la collega della comunicazione, per vedere insieme attraverso lo strumento anche delle slide quali sono le azioni, le attività e gli strumenti, ma soprattutto quali sono le novità in serbo per l'autunno. Ricordate che il complesso dell'operazione si conclude a dicembre del 2021. A voi e a Michela Pacello la parola. Grazie mille Serenella e buongiorno a tutti. Come ha chiaramente introdotto la dottoressa, la campagna di comunicazione 2021 parte, in qualche modo si inserisce sul solco di continuità di quella che è tutta la strategia di comunicazione sui censimenti permanenti che abbiamo avviato nel 2018, proprio in concomitanza con il lancio della prima edizione del censimento permanente della popolazione. A questo incontro sono presenti molti comuni che per la prima volta, diciamo, faranno il censimento e quindi alcuni, diciamo, degli strumenti, anche un po' di tutta la campagna, dal concept creativo alle azioni che abbiamo messo in campo, magari non le conoscono. Ecco, quindi è una strategia che nasce nel 2018 perché avevamo un obiettivo molto forte, quello di comunicare la grande innovazione dei censimenti permanenti che da decennali, quindi la grande conta degli italiani, quindi censimenti generali, diventavano annuali e campionari. E su questa, diciamo, doppia valenza, grossa discontinuità, quindi la dimensione campionaria, vedrete, abbiamo costruito tutto quello che il concept creativo della campagna e anche rispetto all'annualità e anche alle dimensioni di campione, nel senso sulla significatività di ognuno di noi, diciamo rispetto al valore aggiunto che dà attraverso la partecipazione attiva al censimento. Quindi nasce nel solco di quell'operazione. È una campagna che ha alcune parole d'ordine, diciamo, che hanno attraversato le differenti edizioni. È una campagna dalla forte, dove abbiamo sempre sperimentato l'innovazione di strumenti, di soluzioni innovative che ci consentissero di andare al di là di una mera informazione di servizio, ma potesse in qualche modo coinvolgere anche una platea di rispondenti e anche di potenziali facilitatori e moltiplicatori dell'operazione. Al tempo stesso, una campagna proprio per questa sua innovatività ha vinto nel 2019 un premio come migliore campagna istituzionale proprio per la sua, il premio Assorel, quindi per la pubblica amministrazione. Quindi rispetto all'innovatività, un'altra parola d'ordine è cross-medialità. Abbiamo sperimentato i messaggi, li veicoliamo, li abbiamo intersecati, li abbiamo incastrati su tutti i media, veicolando e declinando i messaggi per raggiungere il numero più ampio dei rispondenti. Però questi, diciamo, aspetti li vedremo adesso via via, anche via via che vi illustro la campagna nello specifico. Ecco, adesso partirò con la presentazione del PowerPoint, condividerò la mia presentazione, seguirete, diciamo, dall'inizio. Perfetto.
Allora, come vi dicevo, la campagna nasce, sviluppa e evolve, come chiaramente ha anticipato il direttore, la dottoressa, quella che è un'idea creativa avviata nel 2018. E evolve perché noi abbiamo avuto una grande discontinuità nel 2020, che è quella chiaramente della pandemia e della sospensione temporanea delle rilevazioni sul campo, che comunque abbiamo cercato di gestire senza creare una frattura comunicativa sul censimento. Voi considerate che dal 2018 l'idea di fondo era quella di costruire una nuova narrazione, uno storytelling dei censimenti. E quindi tra gli obiettivi strategici di quest'anno, quello che noi abbiamo, su cui ci siamo focalizzati soprattutto, è stato appunto quello di cercare di informare sulle principali novità di questa edizione. La valenza di queste campagne deve essere sempre una valenza fortemente istituzionale, sia a livello nazionale, lo vedremo insieme. Noi promuoviamo molto la campagna attraverso quelli che sono i principali canali istituzionali, anche attraverso le reti, diciamo, ammiraglie della RAI, e a livello territoriale, e vedremo in che modo. L'altro, un obiettivo molto importante sarà quello di sviluppare. Questa campagna chiude il primo ciclo diciamo, di 4 anni di campagne sui censimenti permanenti e lo vogliamo fare, diciamo, in maniera memorabile. Abbiamo ipotizzato, abbiamo messo in cantiere alcune iniziative speciali che partiranno tra ottobre e novembre e che si concluderanno a dicembre e che accompagneranno, rinforzeranno la comunicazione e la notorietà su questo tipo, su questo operazione. Ma per noi è un obiettivo, come lo dicevamo in partenza, anche quello di consolidare il network con i partner e gli stakeholder istituzionali. Questo evento, questo incontro di oggi, la prima volta, in passato abbiamo fatto operazioni soprattutto di invio di demo, molto coinvolgendo, diciamo, partner, un numero di partner molto più ristretti. In questa occasione invece siamo andati oltre, volevamo andare oltre l'invio di demo, diciamo, la predisposizione di materiali e volevamo presentarveli. Quindi per noi è fondamentale, diciamo, rientra tra gli obiettivi. Questo incontro è dentro la campagna e racconta la campagna in una logica di PR che è pervasiva di tutta l'operazione di comunicazione. Svilupperà, continuerà a sviluppare, a raccontare i censimenti e lo farà soprattutto, come abbiamo fatto in tutto il primo semestre del 2021, raccontando i risultati che abbiamo già avuto nelle prime due edizioni, con una lettura territoriale, quindi raccontando il territorio, un'operazione che partirà in autunno sarà soprattutto raccontando le città metropolitane, piuttosto che dei target specifici. Quindi implementeremo la strategia sul territorio e target specifici e soprattutto faremo leva, continueremo a valorizzare i risultati censuari proprio come leva motivazionale per la partecipazione. Quest'anno abbiamo delle sfide, la dimensione del campione, il direttore l'ha anticipato, è completamente diversa. Stiamo recuperando le famiglie e i comuni che nel 2020 non abbiamo rilevato. In più quest'anno si chiude, c'è cioè il recupero, quindi abbiamo detto delle operazioni di raccolta dati. È l'anno del benchmark europeo, è un anno quindi significativo perché rileveremo ulteriori informazioni aggiuntive rispetto alle precedenti edizioni, popolazioni speciali, convivenze, ed è un anno in cui permane ancora l'incertezza della situazione sanitaria. Abbiamo quindi dovuto eliminare, escludere prudenzialmente tutte quelle iniziative che tradizionalmente nelle prime due edizioni avevamo realizzato sul territorio, gli eventi, la partecipazione a corse, a maratone, eventi di grande impatto anche popolare, perché un'operazione, una campagna di comunicazione ha una doppia valenza, ripeto, informativa e di coinvolgimento, di engagement. Noi vogliamo che entri nell'immaginario collettivo il nuovo censimento permanente. Quindi entriamo una campagna integrata, una campagna che è calata sulla rilevazione. Che significa una campagna calata sulla rilevazione? Che come vedrete dalle slide successive, le azioni, ma anche i messaggi, seguono, accompagnano le differenti fasi delle rilevazioni censuarie. Quindi la fase di lancio, una fase invece di rinforzo, nelle fasi di chiusura. Ed è una campagna in ascolto, poiché è una campagna che vive sui social, ascolta i cittadini,
ascolta anche i propri partner e riesce a dare risposte, rimodulare o almeno ha l'ambizione, diciamo, di farlo. Speriamo di riuscire a farlo anche con il vostro contributo. È una campagna cross-mediale dove i differenti piani di advertising, digital, social, DPR, di ufficio stampa si intersecano e si completano a vicenda. Ma veniamo adesso, la strategia di comunicazione l'abbiamo costruita sostanzialmente su tre fasi. Una prima fase è stata quella che si è sviluppata nel primo semestre 2021 e che si sta completando a settembre, che è quella proprio di definizione del piano esecutivo, di realizzazione dei differenti materiali e prodotti che ci serviranno a comunicare a partire appunto da ottobre, ma siamo già pronti, abbiamo già iniziato con alcune azioni, a partire in maniera forte e diciamo, pervasiva con la campagna di comunicazione. Ci siamo mossi per acquisire gli spazi gratuiti della Presidenza del Consiglio e la RAI. Una campagna di comunicazione ha un grandissimo onere economico e questa, diciamo, dobbiamo come soggetto istituzionale, per il valore istituzionale del messaggio che veicoliamo attraverso la nostra campagna, utilizzare e valorizzare al meglio questi che sono, diciamo, gli spazi che ci vengono concessi. L'altra, e abbiamo cominciato a costruire, questo è uno degli appuntamenti, rientra in questa strategia, una strategia di PR, di condivisione di quella che è la nostra dell'operazione. Settembre-ottobre, fase di lancio ed esecuzione. La data di riferimento del censimento sappiamo tutti il 3 ottobre. Le rilevazioni, sia la reale che da lista, partono a inizio ottobre. Quindi dobbiamo essere pronti con tutte le linee di attività, attraverso una campagna di sensibilizzazione e informazione che si rivolga alla cittadinanza, al mondo dell'informazione e agli stakeholder affinché si facciano da moltiplicatori dell'operazione. Una campagna pubblicitaria di ADV, advertising nazionale e territoriale, l'organizzazione di eventi virtuali che vedremo, il lancio di iniziative speciali e il consolidamento ancora di azioni rivolte ai partner istituzionali e target specifici. Una terza fase, che è quella che si svilupperà tra novembre e dicembre, dove noi accompagneremo, monitoreremo i tassi di risposta dei questionari, cercheremo di supportare i territori in ritardo e quindi faremo delle azioni mirate, come dal punto di vista dell'advertising, dell'ufficio stampa, quindi con azioni di media relation e sviluppando delle iniziative speciali, come che vi andrò a illustrare, che amplificheranno la portata dell'operazione censuaria. Allora, la prima fase, che è quella della fase di lancio ed esecuzione della campagna, ha un grande obiettivo, ha un obiettivo sostanzialmente informativo, quindi informare i cittadini, il mondo dell'informazione, dell'avvio delle operazioni censuarie e delle sue modalità di conduzione. Ha tre sotto, diciamo, obiettivi. Uno è comunicare appunto l'avvio delle rilevazioni alle famiglie per promuoverne la partecipazione attiva. Come lo faremo? Lo faremo attraverso una campagna pubblicitaria, televisiva, radiofonica, stampa, sul web, attraverso lo sviluppo, l'implementazione e l'aggiornamento costante sul sito istituzionale dell'Istat, www.istat.it, nella sezione dedicata al censimento, di tutti i contenuti, di tutte le informazioni istituzionali e parzialmente della campagna, e poi attraverso la realizzazione e la produzione di una serie di prodotti, alcuni dei quali vi verranno illustrati a seguire dalla collega da Virginia Patriarca, come un video tutorial, ma anche la realizzazione di audio FAQ, e quindi che verranno promossi attraverso i nostri canali social, ad integrazione di quelle che sono le FAQ tradizionali, la realizzazione di spot TV, diciamo versioni anche da veicolare non solo attraverso la televisione e la radio, ma anche attraverso i social, e la realizzazione di video dichiarazioni e video tematici. L'altro obiettivo, micro obiettivo, sarà quello di rinforzare il ruolo dei partner territoriali. Quindi il digital kit, l'invio di demo, il digital kit che vi verrà presentato dalla collega dopo il mio intervento, è uno di questi prodotti che dovranno aiutarvi a, diciamo, a consolidare, a veicolare nella maniera più corretta e anche più semplificata questa grande operazione che vi vede insieme a noi, diciamo, protagonisti. Poi abbiamo la fase di lancio ha tre appuntamenti. Questo primo appuntamento è quello che è appunto di oggi, l'incontro con i partner istituzionali di condivisione di questa operazione. Abbiamo pianificato
pianificato il 23 settembre, è in fase di consolidamento, un incontro tecnico per raggiungere, diciamo, rivolto al target stranieri. Lì parleremo ad ambasciate, consolati, associazioni che si occupano e testate che si occupano di stranieri, che parlano alle comunità straniere in Italia, affinché si facciano anche loro da moltiplicatori, da garanti dell'operazione e rendano, diciamo, possano in qualche modo aiutarci a ridurre quella che può essere una fisiologica, diciamo, diffidenza degli stranieri che comunque sono campioni di questa rilevazione. E poi il vero e proprio evento di lancio istituzionale che abbiamo pianificato il 5 di ottobre. Chiaramente un ultimo obiettivo sarà quello di garantire una continuità nella narrazione dei censimenti attraverso il sito censimentigiornodopogiorno.it, che è il nostro hub, il nostro sito portale che raccoglie e racconta tutta la campagna e tutte le azioni e le operazioni, e attraverso quella che è un'operazione chiaramente attraverso i diversi canali social, quindi attraverso i nostri canali Instagram, Twitter e Facebook. Andiamo avanti. Per quanto invece riguarda la terza fase, che è quella di sostegno e rinforzo della campagna, che indicativamente si svilupperà tra appunto novembre e dicembre, e sarà la fase di sensibilizzazione. Diciamo, l'obiettivo primario sarà quello di rafforzare i messaggi relativi alla scadenza, all'obbligatorietà, alla promozione della restituzione dei questionari sul territorio. Qui ve li illustrerò a seguire. Gli obiettivi saranno di sensibilizzare la cittadinanza a partecipare alle operazioni censuarie, ma anche promuovere la restituzione nei territori in maggiore ritardo con azioni mirate e geotargetizzate. Quindi un piano social, un piano radio e di digital sui territori in ritardo e un piano di ufficio stampa e di media relation. In questa fase sarà molto forte un'azione che faremo nel circuito delle medie stazioni, in 100 medie stazioni, con una campagna pervasiva di comunicazione dinamica nelle stazioni dove comunicheremo il censimento. E poi aumentare la consapevolezza sull'operazione censuaria attraverso iniziative speciali che vi andrò a illustrare, che appunto in particolar modo il Data Comedy Show, che è uno show che promuoveremo a partire sul Rai 2 dal prossimo novembre, il lancio della terza edizione dell'operazione sulle scuole, il censimento sui banchi di scuola, e una grande mostra virtuale che realizzeremo all'interno della prossima conferenza nazionale di statistica, che racconterà il censimento dal punto di vista quantitativo, come lo leggiamo attraverso i numeri, e dal punto di vista dei rispondenti, di come lo vedono e di come lo fotografano. Ora centriamo. Allora, un anticipo. La campagna punta, questo è un anticipo di quella che è la nuova creatività della campagna. Tutta la campagna gioca su questo concept creativo. L'Italia ha bisogno di campioni, nella doppia accezione. Di campioni, di diciamo campioni statistici, ma anche campioni di vita quotidiana. L'idea è quella di costruire un racconto dell'Italia attraverso le diverse voci delle famiglie campione, che sono in grado, proprio ognuna contribuisce a fornire, a costruire una visione corale di quello che è il paese. Quindi tutti i diversi campioni del censimento sono le persone che nella loro quotidianità, questo rappresentare la quotidianità che in qualche modo attraverso il censimento noi misuriamo, noi lo rappresentiamo visivamente attraverso, diciamo, questo tipo di scelta iconografica. Questo invece, qui vi ho rappresentato, vi ho inserito alcuni frame che saranno del nuovo spot che andrà in onda, sui principali canali Rai, Mediaset e della 7, a partire da inizio di ottobre. Anche qui, come vedete, sono frame scatti di vita quotidiana. Cosa abbiamo in comune? Cosa rappresenta il campione del censimento? Un insieme di persone che, pur nella diversità, hanno qualcosa in comune. Sono campioni di normalità e come tali protagonisti del censimento. Quindi il focus è proprio tutta la campagna punta molto su questo concetto di quotidianità, di normalità, di campioni di normalità. Però, come vi dicevo in partenza, noi puntiamo, vogliamo chiudere in bellezza. Abbiamo nel 2018 lanciato la prima edizione con un'operazione con i The Jackal, 10 cose con un video virale che è praticamente un'operazione fortissima.
tantissimo attraverso, diciamo, un linguaggio anche comico e diciamo, lanciammo questa operazione ed ebbe una grandissima risposta. Quest'anno siamo andati oltre, abbiamo valutato di promuovere un format. Ve lo mostro qui, un'operazione, un format televisivo in 8 puntate che racconterà l'Italia attraverso i dati dei censimenti. Sarà uno show comico innovativo, andrà in onda a partire, salvo cambi di palinsesti, ma dalla seconda metà di novembre su Rai 2, in seconda serata, ogni lunedì sera. L'obiettivo è quello di raggiungere un pubblico molto più ampio, quindi è di dare massima, assicurare la massima visibilità e il coinvolgimento al pubblico rispetto all'operazione censuaria. Ma tra le iniziative speciali c'è anche un'altra operazione, che è quella, come vi dicevo, di una mostra virtuale. A ottobre partiremo sui nostri canali social con un contest Instagram, L'Italia racconta l'Italia. Con il censimento noi fotografiamo quanti siamo, come ci muoviamo, quanti anni abbiamo, se siamo occupati o inoccupati. Chiederemo attraverso un contest Instagram di raccontarci agli italiani come vedono queste informazioni attraverso e quindi costruiremo attraverso le immagini, attraverso le fotografie che vinceranno chiaramente questo contest, verrà creata una commissione, una mostra virtuale che sarà ospitata all'interno del prossimo appuntamento istituzionale, che è la Conferenza Nazionale di Statistica, che si svolgerà a partire dal 30 novembre 2021. Quindi questa è un'altra operazione diciamo, di grande impatto comunicativo. Come dicevo, ripartirà la terza edizione del censimento sui banchi di scuola. L'operazione condivisa, realizzata in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, che coinvolge le scuole dalla terza elementare in poi fino alla terza media, e che in qualche modo consente ai ragazzi di conoscere l'operazione censuaria, di misurarsi con i dati e di riuscire a rappresentare attraverso una serie di strumenti il proprio territorio. In sintesi, e concludo, nello specifico, qui ho sintetizzato quelle che sono le operazioni rispetto al territorio, a una campagna territoriale. Quindi realizzeremo, a partire dal mese di novembre, un piano di affissioni dinamiche nelle medie stazioni italiane, nei principali snodi ferroviari, affinché sia, diciamo, garantita, assicurata una massima capillarità della campagna. Per quanto riguarda il piano digital e social, come dicevo, accompagnerà l'andamento della rilevazione, il monitoraggio della compilazione dei questionari, il ritardo dei territori. Rinforzeremo con azioni di ufficio stampa, social e rinforzeremo il messaggio. Quindi, media relation, un piano di lancio sui media locali, un piano di placement attraverso i TGR regionali, che è in fase di definizione e di conferma, e un piano di rinforzo dei messaggi e della comunicazione anche nelle fasi finali della rilevazione. In tutto questo, chiaramente, ci servirà il vostro supporto, e il digital kit che oggi Virginia Patriarca comincerà a illustrarvi sarà implementato in progress di nuovi contenuti che co ci consentiranno di accompagnare questo processo. Vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso se mi sono dilungata, ma è una campagna molto complessa. Vi ringrazio. Ringraziamo te, in realtà sei stata assolutamente puntuale nel tuo spazio. Prima di dare la parola e quindi di tornare sugli strumenti, sul digital kit, due o tre considerazioni spot. Come avete visto nell'intervento di Micaela Pacello, le parole chiavi, al di là dell'infinità, riteniamo, di prodotti e azioni, sono stati supporto, cittadino, straniero, attenzione. E sotteso a tutto questo c'è una filosofia a noi molto cara, che è quella dell'ascolto. Ovviamente risponderemo poi nello spazio dedicato alle domande, però ho visto una serie di messaggi che stanno arrivando, soprattutto da parte dei piccoli comuni, che io ringrazio in particolare per essere intervenuti e per continuare a seguire così numerosi i lavori di questa giornata. Non preoccupatevi, siamo assolutamente consapevoli, lavoriamo anche noi nel mondo della pubblica amministrazione, di quali possano essere le difficoltà
per gli enti locali piccoli, ma per questo siamo totalmente a disposizione noi, il sito dedicato, quindi tutti i materiali possibili li caricheremo e saranno da voi recuperabili facilmente attraverso il sito dedicato e ci sono una serie di numeri che sono a disposizione anche per l'assistenza, tanto alla compilazione dei questionari, quanto proprio al supporto nelle operazioni di comunicazione. Ci tenevo a dirlo perché ho visto che stanno arrivando un po' di sollecitazioni in questo senso. Poi un'altra cosa sulla quale mi piace richiamare l'attenzione è questa campagna visual, che è la continuità di quanto avevamo già intuito nel 2018, cioè l'Italia ha bisogno di campioni. Mai come quest'anno la parola campioni afferisce a un universo intero di eccezionalità, perché questa Italia del post-Covid ha dimostrato che anche il Covid si è allenata raggiungendo risultati eccezionali in ambito sportivo. Voglio ricordare pubblicamente le medaglie sia degli atleti olimpici che dei paralimpici. E poi questo concetto che ribadiva Micaela, cioè sono campioni, anche i campioni di quotidianità, e abbiamo tutti un gran bisogno di normalità. Sempre in questo percorso verso la lettura consapevole del paese, verso una raccolta di informazioni che consentiranno a chi di dovere di fare le scelte più opportune per la ripartenza del paese. Non vuole essere retorica, ma la comunicazione pubblica e la comunicazione istituzionale, secondo me, si distingue rispetto alla comunicazione commerciale proprio per questa, diciamo, questo plus di tipo valoriale che Istat non dimentica mai. Dunque, siamo veramente a disposizione di tutti, non soltanto attraverso gli strumenti digitali, ma anche attraverso i nostri numeri di telefono. Non esitate, anche dopo questo evento, a fare domande e richieste. La parola ora per entrare, diciamo, dalla forma alla sostanza, a Virginia Patriarca, che è il capo progetto, diciamo, è l'omologo di Michaela Pacello, lato dell'agenzia, che ringrazio nuovamente perché è stato veramente un partner, diciamo, anche ideale in questi anni, che ci sta conducendo anche in quest'ultima fase, che secondo me è particolarmente rilevante per quello che vi ho detto e che entrerà nel dettaglio del Digital Kit. Digital Kit, lo ribadisco, che sarà veramente a disposizione di tutti gli attori istituzionali, i partner coinvolti. Virginia, a te la parola e grazie ancora per quello che state facendo. Grazie, grazie Serenella. Saluto tutti i partecipanti che continuano a crescere minuto dopo minuto. Volevo ricollegarmi sia a quello che diceva appunto la dottoressa Ravioli e la dottoressa Pacello. Questo incontro rientra tra le iniziative che Istat organizza ogni anno dal 2018, perché c'è proprio la volontà di costruire un sistema virtuoso di scambio e condivisione con le istituzioni territoriali, soprattutto con un'attenzione molto forte da parte dell'Istituto verso i comuni più piccoli, di cui conosciamo le difficoltà, abbiamo avuto modo di confrontarci anche direttamente con tutti gli operatori dei comuni in prima linea nelle rilevazioni censuarie e nei diversi anche contenitori di eventi, immaginate gli eventi organizzati da ANCI, ma anche gli eventi organizzati da Anusca in particolare, quindi tutte quelle persone che sono chiamate a interfacciarsi con i cittadini, a portare avanti questa grande mole di lavoro. Perché tutte queste iniziative che vi ha descritto Micaela Pacello non è semplicemente una volontà di organizzare cose e attività belle e interessanti, ma è un modo per poter raggiungere il più possibile con delle informazioni corrette i cittadini e le famiglie che sono chiamate a rispondere al censimento perché appunto appartengono al campione. Quest'anno è un anno particolare, un anno che deve recuperare in qualche modo anche tutte quelle rilevazioni che non sono state realizzate nel 2020, appunto
appunto a causa dell'emergenza sanitaria, per cui c'è un'attenzione ancora maggiore a far sì che la comunicazione legata alla rilevazione censuaria abbia alla base un sistema coerente e corretto di informazioni che arriva sia dal livello nazionale che dal livello territoriale. Il buon esito delle operazioni censuarie è indispensabile fare rete, è indispensabile costruire delle partnership forti, quindi coinvolgere quanto più possibile le istituzioni territoriali, proprio per mettere a sistema tutte le attività di comunicazione e fare veramente una comunicazione di servizio che aiuti e supporti le attività degli uffici comunali di censimento, che sono appunto in prima linea nella raccolta dei dati. Abbiamo a disposizione un sito che è appunto Censimenti giorno dopo giorno. Il sito, adesso lo vedete appunto illustrato, il sito ha al suo interno una serie di informazioni legate anche alla volontà di avvicinare i cittadini alla conoscenza dell'importanza delle statistiche ufficiali. Quindi troverete all'interno, per chi non ha mai visitato il sito, vi chiediamo appunto di farvi un giro, di navigare, di provare ad aprire, ad approfondire tutti quelli che sono i contenuti posti all'interno. All'interno del sito trovate uno spazio di utilità dove noi appunto carichiamo i digital kit, ovvero tutti i materiali a disposizione, scaricabili e immediatamente utilizzabili per tutti i comuni. Come vedete, faccio una rapida carrellata, non abbiamo ancora caricato alcuni materiali perché aspettiamo il lancio appunto della campagna, ma troverete una nota informativa, i banner per poter appunto utilizzare correttamente le informazioni all'interno dei vostri siti, tutti i loghi sia in italiano che in tedesco, sia in una versione orizzontale che in una versione verticale. Quindi nei diversi formati utili, proprio per l'applicazione a qualunque attività voi andrete a svolgere di comunicazione all'interno dei comuni, un video tutorial che spiega esattamente tutto il processo di rilevazione censuaria e che può essere anche questo un validissimo strumento da poter condividere non solo sui vostri siti, ma anche sui vostri canali social per poter raggiungere quanti più cittadini possibile. E dei pieghevoli informativi. Poi li vedremo uno per volta in modo tale da farvi capire anche come abbiamo organizzato i contenuti. Anche qui i pieghevoli informativi sono disponibili in diverse lingue, sono disponibili in inglese, in francese, italiano, sloveno e tedesco. E sono materiali, ripeto, non solo scaricabili e utilizzabili per stampe, ma anche per poter ricontrollare quelle che sono le informazioni fondamentali. Perché vi dico questo? In questi anni, cioè dal 2018 ad oggi, dove ci siamo trovati appunto a lavorare con la comunicazione del censimento, molto spesso è capitato di trovare degli articoli nella stampa locale con delle dichiarazioni che venivano proprio dai comuni. O di vedere sui siti dei comuni loghi non corretti o informazioni scorrette proprio per la rilevazione. Vi faccio un esempio banale: come sapete, il censimento è un censimento online. Nel 2019 ci siamo trovati di fronte a diverse situazioni, non una o due, in cui si riportavano invece informazioni completamente sbagliate, ovvero il fatto che ci fosse una compilazione cartacea dei questionari. Questo perché appunto c'è questa attenzione nel restituire ai comuni tutte le informazioni del caso, perché vogliamo che tutti i comuni all'interno della loro struttura o qualunque essa sia, cioè lato ufficio stampa, lato
ufficio del sindaco, segreteria del sindaco, ma anche tutte le redazioni, questo avviene soprattutto sui comuni più grandi, tutte le redazioni social di riferimento siano allineati su quelle che sono non solo i processi e le fasi della rilevazione, ma anche le modalità. Allora, io andrei a vedere con voi come prima cosa il video tutorial, che in qualche modo rappresenta lo strumento principe che racconta e che è utile anche per i cittadini tutto il processo di rilevazione censuaria del 2021. Il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni si svolge ogni anno da ottobre a dicembre. Dal 2018 ha cadenza annuale e non più decennale e viene effettuato a campione, esclusivamente online. Nel 2021 il campione è formato da 2.472.400 famiglie in 4.531 comuni italiani. Le famiglie selezionate ogni anno dall'Istat per partecipare al censimento possono essere coinvolte in due diverse rilevazioni. Una che prevede la compilazione autonoma del questionario online. Un'altra che prevede invece la compilazione tramite un rilevatore incaricato dal comune. Ma vediamo come si svolge. Le famiglie campione che ricevono una lettera nominativa con le informazioni sul censimento e con le proprie credenziali di accesso dovranno compilare il questionario online autonomamente, accedendo direttamente al sito dell'Istat. Potranno richiedere assistenza gratuita al numero verde Istat 800 188 802 o presso uno dei centri comunali di rilevazione. Invece, le famiglie che risiedono nei territori campione dove è previsto il passaggio di un rilevatore comunale saranno avvisate tramite locandina e lettera non nominativa del censimento. Queste famiglie dovranno partecipare esclusivamente con il supporto del rilevatore comunale, che potrà dare loro informazioni, compilare insieme il questionario online o indicare un centro comunale di rilevazione dove fare l'intervista con un operatore. Cosa contiene il questionario? Una lista con i componenti della famiglia, cioè tutte le persone che hanno dimora abituale nell'alloggio, anche se sono assenti alla data della rilevazione. Una sezione alloggio con domande sulle caratteristiche dell'abitazione, sull'edificio e sulla disponibilità di auto e posto auto. Una sezione altre informazioni che contiene domande sulle modalità di compilazione e sui canali di comunicazione. Informare, comprendere, crescere. Rispondere al censimento è un obbligo di legge. Scopri di più sui nostri siti. Allora, ecco, come avete visto, in qualche modo questo è uno strumento che serve soprattutto alla popolazione, quindi alle famiglie chiamate a rispondere, ma anche a non rispondere, per capire esattamente come funziona il censimento. C'è sempre un po' di diffidenza, no? Di fronte alle rilevazioni censuarie o a dover rilasciare dei dati. È importante far capire alle famiglie, ed è questo l'impegno di Istat nella campagna di comunicazione, qual è veramente la finalità, perché solo con dei dati aggiornati noi riusciamo, e anche voi lo sapete più di noi, a poter definire delle politiche che siano veramente delle politiche funzionali a quelli che sono i bisogni del territorio e i bisogni del paese Italia. Il secondo strumento che vi volevo far vedere è la lettera informativa. La nota informativa che abbiamo definito è una super sintesi di quello che è il censimento 2021, cioè la rilevazione censuaria del 2021. C'è una prima descrizione di quante sono le famiglie, la data di riferimento dell'avvio, come si svolge e quindi il calendario delle rilevazioni, che cosa succede a ottobre 2021, cosa succede nella seconda fase, cioè quella di risposta e compilazione del questionario,
e cosa succede nella fase finale, quella che noi solitamente chiamiamo fase di rinforzo, no? Quando abbiamo la necessità di dover sollecitare tutte quelle famiglie che non hanno in qualche modo ancora risposto al questionario. C'è una appunto distinzione tra la rilevazione areale e la rilevazione di vista, e c'è una parte di info e contatti che è legata appunto a quelli che sono i canali di riferimento delle famiglie per poter ricevere supporto di assistenza. Anche il numero verde, che vedete, è un numero verde completamente gratuito, non ci sono costi di attivazione e ci sono tra l'altro definizioni e strumenti sia per i comuni che per la provincia autonoma di Bolzano. Il secondo prodotto che volevo scorrere un po' con voi è il pieghevole. Il pieghevole è uno strumento informativo. Potete mettere a disposizione il pieghevole e renderlo scaricabile dal vostro sito. E il pieghevole, come vedete, in sintesi, spiega quella che è la necessità di dover avere dati aggiornati e spiega in qualche modo quella che è la rilevazione. Se andiamo a scorrere un po' le pagine, trovate le numeriche di riferimento, le date, ma anche per esempio banalmente il fatto che il questionario è online e disponibile in 5 lingue è anche un'informazione importante. Questo soprattutto per i comuni che hanno una popolazione che rientra all'interno di quelle che vengono definite minoranze linguistiche, cioè popolazioni che parlano anche lingue differenti. I vantaggi, quindi la necessità della partecipazione, e sotto trovate anche tutti i riferimenti utili, quindi il sito, i vari canali social. Vi invitiamo anche, se non lo state già facendo, di seguire i canali social messi a disposizione, e quindi su Instagram e su Twitter, istat-basso.it. Su Facebook c'è una pagina completamente dedicata ai censimenti permanenti, che è Istat Censimenti giorno dopo giorno, perché attraverso questi canali noi costantemente teniamo informati, aggiorniamo i contenuti e proviamo anche a dare supporto a tutte quelle persone che addirittura utenti social che ci scrivono in privato, e facciamo questo lavoro di raccordo tra la comunicazione, quindi le piattaforme di comunicazione che oggi sono diventate quelle più utilizzate dai cittadini anche per ricevere assistenza, a Istat e agli uffici di competenza Istat. L'altra cosa che volevo farvi vedere è questo, perché vi chiediamo proprio di un massimo rispetto nell'utilizzo dei loghi. Anche qui abbiamo trovato molto spesso loghi non conformi a quello che è il logo ufficiale di Istat del censimento. I loghi, come vi dicevo, sono disponibili in diversi formati, in formato orizzontale e formato verticale, sono già utilizzabili, quindi scaricabili, applicabili all'interno di qualunque comunicazione voi vogliate fare, e quindi anche su questo ma massima disponibilità anche da parte nostra a poter fornire un supporto a tutti quei comuni che ci chiedono assistenza per quanto riguarda la comunicazione. Abbiamo un indirizzo email raggiungibile sempre dal sito Censimenti giorno dopo giorno, che è info@censimentigiornodopogiorno.it, quindi scriveteci. Cosa vi chiediamo? Vi chiediamo di essere tutti omogenei e compatti nella comunicazione. Quanto più si raggiunge l'obiettivo di informare correttamente i cittadini, migliore è la resa, sia in termini di attività legata agli uffici,
licenziamento, comunale licenziamento, sia la resa di tutto il processo di rilevazione censuaria. Quindi l'impegno a diffondere tutte le informazioni della campagna, l'impegno a capillarizzare le informazioni messe a disposizione da Istat all'interno dei vostri uffici e siamo a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore supporto. Grazie a tutti, scusate per il tempo che ho rubato in più rispetto a quello che mi era concesso, ma credevo fosse necessario farvi vedere esattamente i materiali che avete a disposizione. Grazie. Grazie anche a Virginia Patriarca, in realtà devo fare complimenti anche a lei perché questa volta siamo virtuosi anche nel rispetto dei tempi. Abbiamo leggerissimi minuti di ritardo che però non toglieranno nulla allo spazio domande e risposte che vorrete fare. Alcune sono già pervenute, riassumo brevemente per dare il tempo di riorganizzarle. La campagna di comunicazione accompagnerà l'edizione 2021 di ottobre-dicembre del censimento. Questa campagna di comunicazione ha cercato di ascoltare i bisogni, le domande che sono pervenute anche nell'anno del Covid, ma anche dalle precedenti esperienze. Abbiamo cercato di fare la massima attenzione a tutti i target. Sicuramente ricorderete l'attenzione con cui Michaela Pacello pochi minuti fa diceva le famiglie, gli stranieri, i cittadini. E questo è per noi una costante, ma in particolare quest'anno ci siamo soffermati. Poi abbiamo voluto, ovviamente, nell'anno della ripartenza, anche noi dare un significato con una cosa nuova, che è questo Data Comedy Show. Ovviamente vi inviteremo e anche in questo caso rilanceremo dei segnali attraverso i canali social per ricordare che c'è questa trasmissione. Le domande pervenute in questo momento afferiscono sia ai temi della comunicazione che ai temi invece del censimento e per questo naturalmente facciamo entrare in campo, come si dice, anche i colleghi esperti della materia della raccolta dati, della direzione della raccolta dati, dunque del Dipartimento della Produzione Statistica dell'Istat ed eventualmente anche delle statistiche demografiche se arriveranno quesiti in tal senso. E quindi ci faranno compagnia nella risposta anche due colleghi dirigenti che sono Claudio Ceccarelli della raccolta dati e Gerardo Callo delle statistiche demografiche e la collega Novella Cecconi, sempre della raccolta dati. Allora, la prima informazione, la prima domanda e la richiesta di chiarimento arriva da Gorizia, un comune che ci segue moltissimo, che ringraziamo sempre, e la dirotterei direttamente a Micaela. Cioè, in passato sono stati inviati ai comuni manifesti pubblicitari, quindi materiali anche stampa, che si fa quest'anno? Allora, io darei prima la parola a Michaela che risponde e poi invece mi concentrerei sulle altre domande che sono più di natura tecnica. Michaela, a te la parola. Sì, certo, il dottor Sema ricorda molto bene che nelle prime due edizioni la campagna, diciamo, puntò molto rispetto al territorio alla predisposizione di un kit che conteneva dei flyer, una dotazione minima di flyer informativi e anche di locandine informative che distribuimmo, che inviammo a Virginia mi aiuterà a ricordarlo perché fu un piano massacrante, a circa un migliaio di comuni anche in quell'occasione. Fu un'operazione molto pervasiva sul territorio con materiali cartacei. Quest'anno, a prescindere, diciamo, da un problema di budget che non è un problema residuale, diciamo, la valutazione complessiva della campagna è stata quella proprio di selezionare, di scegliere dei prodotti e delle azioni che fossero utilizzabili. Ci siamo posti il problema, ce lo siamo posti se stampare alcuni quantitativi, tirature di flyer o altro. Ma di fatto, diciamo, le occasioni, le situazioni in cui avremmo potuto distribuirle, vista appunto la situazione di emergenza sanitaria, come dicevo in partenza, cioè la campagna ha questa grande incognita. Quei materiali noi li avevamo immaginati
appunto metterli a disposizione chiaramente in uffici pubblici, ma piuttosto che in luoghi di grande transito, piuttosto che in eventi in presenza. Ecco, tutto questo aspetto, diciamo, questa dimensione materiale, ognuno di noi, per chi di noi ha ripreso andare nel ristorante, ormai abbiamo quasi sempre il menu con QR code. Quindi diciamo che la scelta è stata una scelta non solo chiaramente di budget che ci ha fatto privilegiare altre operazioni, ma è stata anche una scelta proprio di opportunità, di salute, tant'è vero che per riuscire a garantire l'operazione nelle medie stazioni attraverso una comunicazione dinamica di grande impatto, parzialmente contribuirà a, diciamo, compensare questo vuoto. Una cosa, nel digital kit che ha illustrato Virginia, lei vi ha illustrato quella che è la versione digitale del flyer. Noi metteremo la stessa versione, e noi la metteremo anche nel formato per la stampa, perché quel flyer, quello è un adattamento del flyer che, diciamo, è stato inserito insieme alle informative che riceveranno le famiglie, quindi nella busta. Quindi noi quel flyer in formato stampa tipografico lo metteremo a disposizione qualora invece sul territorio i comuni, le province, le regioni avessero delle risorse eventualmente per farne una tiratura minima per situazioni e contesti che noi su un intero territorio nazionale, vista la situazione, non potevamo assolutamente, ecco, preventivare. Quindi quei materiali li renderemo a disposizione, li metteremo a disposizione anche nel digital kit. Spero di aver risposto a Roberto Zamar, che è molto attivo, diciamo, e ci promuove molto il censimento. Abbiamo già lavorato con lui anche con la questione dei loghi per il sito, che ho visto c'è un altro quesito, però non so, magari risponde Virginia all'altro quesito. Allora, noi abbiamo rispetto al logo tradotto in sloveno, questo per chi magari non avesse letto, c'era una richiesta, cioè i loghi sono soltanto italiano e tedesco. Li abbiamo messi a disposizione italiano e tedesco perché, come sapete, nella provincia di Bolzano opera l'ASTAT. E quindi avevamo la necessità di creare un logo ad hoc. All'interno del flyer, a disposizione c'è già il logo tradotto in tedesco, quindi non c'è alcun problema a mettere a disposizione i loghi anche nelle diverse lingue, così come sono presenti nei flyer. L'attenzione rispetto ai loghi che ci è stata posta è stata un'attenzione. No, scusami, vedo che stanno facendo vedere. Puoi far vedere un secondo il flyer in sloveno, così capiamo di che stiamo parlando. Il fatto che al di là della provincia di Bolzano, dove ripeto, c'è l'ASTAT che ha un'organizzazione con un numero verde diverso e quindi c'è la necessità di dover organizzare i materiali con informazioni specifiche, l'idea è che tendenzialmente i loghi non vadano mai tradotti, quindi noi abbiamo fatto una forzatura nella traduzione dei loghi all'interno dei pieghevoli, però in linea generale i loghi andrebbero lasciati così come sono in italiano. Questo come a titolo, diciamo, generale per quelle che sono le regole proprio del sistema comunicativo legato ai loghi dei censimenti permanenti. Però, ripeto, non c'è problema a mettere a disposizione anche i loghi in sloveno, francese e inglese. Allora, vedo che stanno arrivando altre domande, quindi prego la regia di darmi una mano per visualizzarle al meglio. E in ogni caso, invece, abbiamo una domanda interessante, che credo soddisfi poi la curiosità, ma in realtà la preoccupazione di molti, e che girerei a Claudio Ceccarelli della, raccolta dati. La domanda è questa: come si concilia la raccolta dati porta a porta con l'emergenza Covid? Cioè, siamo in grado di assicurare alle eventuali famiglie che vedono l'affissione e che rispondono alla rilevazione di tipo reale che l'operazione può essere effettuata nella massima sicurezza? Perché, come ricorderete, agli inizi dell'emergenza Covid, questa fu una delle esigenze messe in evidenza fin dall'inizio. L'Istat ovviamente si comportò per garantire la massima tutela
sia dei rilevatori che dei cittadini. Allora, invito Claudio Ceccarelli, che è il collega dirigente capo servizio della raccolta dati, a rispondere a questa domanda. Buongiorno a tutti. Questo è un argomento che poi, se noi leggiamo anche i giornali, in questo momento è molto scivoloso, no? Come per usare un eufemismo, no? Green Pass, obbligo vaccinale, eccetera. Noi, per quanto riguarda la rilevazione areale, come giustamente diceva, il direttore, abbiamo la necessità di interagire in prima battuta con la famiglia, ma anche, tra virgolette, ad una certa distanza, perché la famiglia viene contattata, come spiegava il tutorial, troverà nella cassetta una informativa non nominativa, ma una informativa generica. Avrà affisso nel, diciamo, condominio o nello stabile il manifesto che annuncia appunto l'arrivo del rilevatore, ma poi, il tutorial diceva, verrà aiutato dal rilevatore a compilare il questionario online, questa cosa può essere veicolata nei centri comunali di rilevazione, qualora la famiglia non ritiene, ha paura, tra virgolette, non si ritiene sicura nel contatto con la persona. Tenete sempre conto che nel momento in cui il comune arruola il rilevatore, e questo dovrà in qualche modo avere un comportamento come il dipendente, in effetti diventa in quel momento un dipendente del comune, quindi rispetto alle regole che in quel comune, zona rossa, zona gialla, zona bianca, saranno vigenti, rispetto a quello che verrà in questo periodo, gli obblighi, si parlava di obbligo di Green Pass per i dipendenti pubblici, insomma, questa purtroppo è una situazione in itinere e quindi noi dobbiamo cercare di convincere le famiglie, qualora si trovino nella paura sostanzialmente di affrontare un contatto diretto con un rilevatore che potrebbe anche essere una persona mai vista e non conosciuta, di assicurare la loro, come dire, incolumità da Covid, andando presso gli uffici di censimento comunali, centri di rilevazione. Lì ci saranno prese tutte le misure di sicurezza come vengono prese nei normali uffici al pubblico dei comuni, secondo le norme che ogni comune adotta, ovviamente. È ovvio che se ci sarà, facciamo delle ipotesi, che si sentono in televisione, o l'obbligo vaccinale, o l'obbligo di Green Pass, o qualcosa del genere, ovviamente queste saranno misure che rafforzeranno appunto la sicurezza dei cittadini, ma che ovviamente non possono essere imposte dall'istituto. Aggiungo soltanto che una questione piccola piccola, che tanto piccola non è, abbiamo collaborato e l'abbiamo comunicato in una delle comunicazioni che abbiamo mandato a tutti i comuni campione, abbiamo collaborato con la Protezione Civile e il Generale Figlioli per dare precedenza ai rilevatori che desiderino vaccinarsi velocemente nel momento in cui assumeranno l'incarico di fare rilevatori, sempre che lo vogliano. Ovviamente per adesso è comunque una questione di scelta personale. È ovvio che non si concilia bene, per ritornare per un secondo al testo della domanda, perché altrimenti avremmo fatto il censimento pure l'anno scorso. È una questione molto delicata che noi dobbiamo riuscire a gestire in itinere. Lo spazio per la rilevazione è 3 mesi, quindi per fortuna queste sono cose che cambiano anche abbastanza velocemente, sono situazioni che cambiano anche abbastanza velocemente nel corso delle settimane rispetto alla gravità eventuale di situazioni legate al Covid, per cui vi daremo la massima assistenza come raccolta dati nello scegliere le misure più efficaci per portare a casa le interviste. Non da ultima la possibilità di un collegamento successivo telefonico che ovviamente a quel punto, in casi di estrema necessità, non è da escludere. Allora, Grazie. grazie Claudio. Tra l'altro c'era una seconda domanda, ma era dello stesso tenore, quindi credo che il collega che ha posto la domanda
da un piccolo comune si possa comunque considerare soddisfatto. Vorrei restare in tema di raccolta dati perché ce n'è un'altra e poi invece aprire l'altro capitolo, cioè di come supportare i piccoli comuni, in particolare dove c'è una forte presenza di anziani, quindi scarsamente digitalizzati, e chiamare questa volta la dottoressa, la collega Novella Cecconi, per rispondere a questa domanda. Che percentuale di risposte online ci attendiamo? E magari anche con riferimento a quanto è successo in passato. Credo che Novella, eccoci, sì, vedo Novella, quindi le do subito la parola e la ringrazio per essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Allora, nel 2019 il tasso di risposta online è stato pari a circa il 46,3%, quindi comunque già molto alto. Tasso di risposta autonomo, quindi la famiglia ha compilato autonomamente il questionario online. Ovviamente con l'emergenza sanitaria, lockdown, e quindi con l'introduzione a tappeto dello smart working, della DAD, e quindi un aumento notevole della digitalizzazione, noi ci aspettiamo una risposta CAWI molto più alta, io direi superiore al 50% sicuramente, ma insomma io spero che si arrivi anche a un 60% di risposta online, perché le famiglie insomma saranno più abituate a compilare, a utilizzare internet e quindi si spera anche a compilare il questionario di censimento che ho comunque un questionario facilmente compilabile, insomma, sia da un punto di vista grafico che contenutistico. Sì, grazie. Diciamo che tutte queste sono anche opportunità verso la digitalizzazione del paese, ce lo siamo detti tante volte, ce lo ripetiamo anche in questa sede. Purtroppo l'emergenza Covid ha comunque messo in luce le caratteristiche del nostro paese. Poi, come sempre, nei momenti più cruciali, l'Italia si rimbocca le maniche e abbiamo anche quindi fatto uno sforzo di emancipazione digitale. Però, e in questo mi rivolgo subito a Michaela Pacello, resta il tema di fondo, cioè l'Italia è il paese dei campanili, grazie al cielo abbiamo una popolazione che invecchia bene, invecchia di qualità, nonostante i dati che ci hanno allarmato nei giorni scorsi sulla perdita in alcune zone del paese, diciamo, di un anno di vita. Comunque, sostanzialmente, la vita media degli italiani è molto alta. Questo vuol dire che abbiamo tanti anziani, questo implica il fatto che non tutti siano così esperti digitali e questo implica la necessità, soprattutto per questa fascia di popolazione, che le spiegazioni vengano date in un modo un po' più tradizionale, magari attraverso il materiale cartaceo. E allora, Michaela Pacello, hai visto quante domande stanno arrivando, in particolare dei piccoli comuni? Che cosa possiamo dire Allora, loro? io vorrei chiarire, temo che ci sia un equivoco. Allora, noi ci sono due tipi di materiali. I materiali di rilevazione sono quelli che Istat fornisce a tutti i comuni campione, quindi da un lato, quindi fornisce le locandine per l'affissione negli androni, nei portoni, e tutto il materiale necessario alla realizzazione della rilevazione. Non è di quello che noi stiamo parlando, attenzione, noi stiamo parlando di materiali di comunicazione. I materiali di rilevazione, quindi necessari per svolgere correttamente le due rilevazioni da Lista e Areale, qui il problema è chiaramente sull'Areale, leggevo il dubbio, la perplessità sulle locandine piuttosto che il pieghevole, eccetera, non si pone perché i comuni riceveranno il quantitativo sufficiente a coprire, diciamo, anche la rilevazione reale con un numero sufficiente di locandine e di informative non nominative all'interno delle quali ci sarà la lettera a firma del presidente, il flyer già stampato, quindi con tutta l'informazione anche, diciamo, mediata, quindi non solo l'informazione ufficiale della lettera informativa, ma anche già il flyer stampato e messo
messo all'interno della busta. E quello è un discorso che qui assolutamente mi dispiace che si sia ingenerato questo, diciamo, questo misunderstanding. Quello di cui noi stiamo parlando sono dei materiali di comunicazione aggiuntivi in più. Sono materiali tradizionalmente, noi li mettiamo, ecco, in passato, in aggiunta a quelli che erano i materiali di rilevazione, noi facevamo, davamo, inviamo dei materiali aggiuntivi di comunicazione, quindi non la locandina che si mette nel portone, ma una locandina con la campagna, parte nel nostro comune, la rilevazione partecipa se hai ricevuto la lettera, mandavamo questo tipo di materiali già stampati affinché i comuni coinvolti potessero comunque affiggerli negli spazi da loro ritenuti più idonei. Questo non è più possibile, quindi questo tipo di materiale aggiuntivo che riguarda la sola campagna di comunicazione, quella che vi ho fatto vedere bianca per capirci, con l'Italia ha bisogno di campioni, le varie immagini dei cittadini, eccetera, quel tipo di campagna, quella è una campagna comunicativa che rinforza il messaggio. Quindi io cittadino ho ricevuto la comunicazione ufficiale con l'informativa, ho trovato la locandina nel mio portone e quella c'è. In più vedo che in aggiunta ci sono anche delle locandine aggiuntive, ove è possibile, diciamo, eventualmente farle, stamparle, o c'è in più tutta una comunicazione che le persone anziane, questa è una campagna, è vero che viaggia molto sui social, ma proprio perché sappiamo che la nostra, nonostante il Covid ci abbia decimato, è una popolazione molto anziana, è una campagna che ha una grande fetta di comunicazione generalista. Andiamo sulle reti Rai con uno spot informativo di base, proprio perché sappiamo che abbiamo la necessità di parlare a un pubblico anche anziano, quindi che non possiamo raggiungere come comunicazione necessariamente attraverso i social. Per quanto riguarda invece i materiali di rilevazione che Virginia ha illustrato, quindi noi che cosa abbiamo messo in quel digital kit? Abbiamo messo tutti dei materiali che voi potete utilizzare, un po' tutti, sì, i comuni, la gran parte dei comuni hanno delle pagine web, dei siti web, eccetera, dove inseriscono delle comunicazioni istituzionali su quello che sta per accadere, eccetera. Ecco, noi l'abbiamo, alcuni comuni hanno anche dei canali social, quindi quello che noi abbiamo predisposto sono dei contenuti che anche il comune più piccolo, a costo zero, prende e utilizza e chiede di pubblicare o riadatta, chiede di pubblicare sul proprio sito, sul proprio canale social. E tra le domande ho visto c'era un quesito su come utilizzare la nota informativa. Voi immaginate che quella sia, voi potete farci quello che volete, è un'informazione il più possibile completa ma semplificata, che si presta a essere, diciamo, recuperata anche in alcune parti per le differenti comunicazioni. Se avete necessità di fare un comunicato stampa, potete prendere come comune un pezzo chiaramente di quella informativa, in quella che descrive il processo, e poi la personalizzate piuttosto che la news sul vostro sito. Quindi voi dovete immaginare che sono dei materiali a vostra disposizione che potete riutilizzare sui vostri canali. In più, qualora aveste dei fondi a disposizione, chiaramente i flyer informativi che arrivano comunque a tutte le famiglie campione nella tiratura necessaria fornita dall'Istat, ne potreste stampare eventualmente dei quantitativi in più qualora lo riteneste necessario e utile a raggiungere ulteriormente la cittadinanza. È un di più, però attenzione a non confondere i due piani, ecco, perché questo è un po' un rischio, però non siete nei primi e non sarete gli ultimi, perché in ogni edizione, diciamo, un po' si rischia di generare questa confusione. Questi sono materiali di comunicazione che voi utilizzate per dire: è partito il censimento nel comune, attenzione, partono i rilevatori sul campo, se vedete un rilevatore deve avere il tesserino, e via via aggiungete un'immagine, un'identità visiva a questa comunicazione, che sarà di volta in volta il banner, il logo, e laddove, a partire dalla fine del mese, inizio di ottobre, anche quella che è l'immagine della campagna di comunicazione, che gli stessi vostri cittadini del vostro comune avranno visto magari in televisione, sui giornali, e quindi lo vedranno anche fornito e veicolato attraverso i vostri canali.
Spero di essere stata chiara perché altrimenti sono ancora. Ditemi se ho chiarito tutti i dubbi perché non sto leggendo se ci sono Grazie Michela, altre su questo ti aiuto io perché nel frattempo la regia mi manda le domande, ma direi che il contributo è stato chiarissimo. Quindi attenzione a non confondere il plus di comunicazione, campagna di comunicazione, con invece gli elementi indispensabili alla informazione sulla rilevazione. Lì, oltre a quello che ci ha appena detto Michela Pacello, avrete visto sicuramente nella chat a disposizione di tutto che ci sono stati anche degli ulteriori messaggi che dicono che locandine, note, tutto quello che è assolutamente necessario, il compendio necessario alla rilevazione. Sarà come sempre assicurato. Registro invece, e qui magari invito i colleghi di raccolta dati a prenderne nota, ma sicuramente la comunicazione di Istat si farà carico di trasmettere le domande che stanno arrivando. Ora io ne ricordo solo, scusate l'improprietà, Campione, ci sono degli stakeholder, dei rappresentanti del comune di Castel San Giovanni, di Gozzano, di Fontanellato, di Petralia, di Inzago, ma me ne sono scritti alcuni, ma ne stanno arrivando molti, che ci dicono che non hanno ricevuto tutto il materiale. Mi pare di capire che sui tablet siamo abbastanza bene, mentre mancano altro materiale. Ok, prendiamo nota e invece ringrazio Tummolo, e chiedo scusa se sbaglio il cognome, che ha prontamente ricordato che ci sono comunque una serie di numeri verdi a cui fare riferimento per segnalare queste cose. Però ribadisco l'importanza di questi incontri tecnici e rinnovo il ringraziamento per il fatto che siamo quasi a un'ora e mezza di lavori e abbiamo ancora 700 partecipanti, che è tantissimo per questi incontri virtuali. È il segnale che vi dicevo all'inizio di grande attenzione da parte vostra, ma anche cura da parte nostra, poi a rispondere alle domande per quanto possibile in questa sede, ma ovviamente a switchare poi le vostre richieste singole agli uffici e ai destinatari competenti. C'è una domanda che non gira a nessuno perché è una domanda che in sé contiene già la risposta. Cioè, ci si chiede se verrà stabilito l'obbligo di Green Pass per i dipendenti pubblici, dovremo intendere che anche i rilevatori dovranno essere muniti di Green Pass? Naturalmente sì, cioè, perché comunque i dipendenti Istat sono dipendenti pubblici e comunque ovviamente se si entra nelle case ci sarà il Green Pass. Ma come vi ha detto prima il collega Ceccarelli, la situazione è assolutamente fluida in evoluzione in tutto il paese. Quindi se ci saranno poi da fare da dare delle notizie ulteriori, lo faremo sempre attraverso anche i nostri canali social, ma io direi che come hub informativo per i censimenti, tutti quanti, anche piccoli comuni, hanno due punti di approdo: www.istat.it, la finestra dei censimenti, menu di sinistra, censimenti permanenti, popolazione, e soprattutto il sito dedicato censimentogiornodopogiorno.it. Vedo mentre vi parlo che anche comuni, tra l'altro dal nord al sud, ci stanno segnalando che non hanno ricevuto il tablet oppure che hanno ricevuto il tablet e il materiale no. Come vi dicevo, ci facciamo carico di mappare, in questo caso non censire, tutta questa situazione. Allora, c'è una domanda. La rivolgo alle colleghe di comunicazione, ma se vogliono dare un contributo anche ai colleghi esperti della materia sono benvenuti, basta che mi facciano un cenno o entrano nella dinamica della conversazione. La nota informativa, in che modo consigliamo di metterla a conoscenza dei cittadini? E poi, vabbè, ancora continuano quando arriveranno il tablet e il materiale cartaceo, siccome il tempo a disposizione però c'è ancora, quindi noi siamo assolutamente disponibili, l'elenco. Con riferimento all'emergenza sanitaria, il problema è soprattutto per la rilevazione areale, per la quale non è prevista la compilazione spontanea e non è consentita nemmeno l'intervista telefonica. Qui al signore che ci ha posto questa domanda, rimanderei la risposta che ha dato prima Ceccarelli, però se magari non era in collegamento ridaremo la parola ai colleghi di raccolta dati, magari per puntualizzare meglio
alcuni concetti. Poi c'è una domanda per il comune di Lodi: il pieghevole viene utilizzato come manifesto? E in realtà è una domanda al comune di Lodi, cioè questo mi pare evidente. Michela, protagonista tu in questa fase delle domande, quindi ti rivolgo di nuovo quello che avevo detto poco fa. La nota informativa, abbiamo un consiglio da dare oppure anche qui vale quello che ci hai detto, cioè si dà questo plus di comunicazione e fermo restando l'importanza dell'immagine coordinata, dell'utilizzo dello stesso logo, degli stessi messaggi, cioè poi c'è libertà o discrezionabilità. A te la parola. Allora, io riporto un po' quello che ho osservato dal 2018. Noi stiamo seguendo questa campagna e abbiamo seguito un po', diciamo, quello che è il comportamento estremamente eterogeneo, ovviamente chiaramente autonomo di ciascun comune, ciascun partner territoriale. E ci sono realtà dove effettivamente ci sono comuni dove ci sono colleghi dedicati alla comunicazione, altri comuni dove invece sono talmente in pochi che i colleghi che si occupano magari della rilevazione devono preparare, possono mandare la notizia laddove c'è il sito, cioè c'è grandissima eterogeneità. Io mi sentirei di suggerire, allora potremmo ragionare in una chiave un po' diversa, potremmo dare come suggerimento che ciascun comune dove si svolge Campione, quindi per questa edizione 2021, possa promuovere nel proprio, diciamo nel pro attraverso i propri canali, quindi sul proprio sito e anche eventualmente sui canali social, possa promuovere e realizzare una notizia che rimandi appunto all'avvio delle rilevazioni sul campo, possa utilizzare il logo, il banner, uno dei banner nei differenti formati che abbiamo messo a disposizione. Sono banner che si adattano ai formati, hanno un formato specifico che non li allunga, non li restringe, non li comprime, nascono proprio per essere adattabili a quelli che sono, diciamo, gli standard più diffusi. E quindi si potrebbe, ecco, suggerire una soluzione condivisa di questo tipo. La logica di questo incontro era: noi proviamo a fare come Istat a livello centrale, anche sul territorio, una campagna pervasiva. Parleremo ai media locali, ci muoveremo su tutti quelli, però ovviamente capite che abbiamo una quantità di comuni e di realtà talmente polverizzate che è insostenibile per noi riuscire a essere presenti ovunque. Quindi se ognuno di noi, se tutti gli attori coinvolti attraverso i propri canali predisponessero, partendo da quella nota informativa, una piccola notizia che parte nel comune dando piccole informazioni di servizio, parte anche nel nostro comune il censimento della popolazione che coinvolgerà, magari lo personalizza, il numero di famiglie, un certo tot numero di famiglie, quello potrebbe essere anche una buona, diciamo, linea, diciamo, di partenza, un suggerimento di partenza. Stessa cosa, ovviamente, anche e linkare eventualmente per saperne di più, o linkare al sito in caso di comunicazioni istituzionali, al sito Istat, piuttosto che invece per i prodotti di comunicazione, i censimenti giorno dopo giorno, o linkare al video tutorial, renderlo disponibile. Quindi sono piccoli accorgimenti che ognuno, ogni comune, anche in funzione di quelle che sono le risorse che ha a disposizione e quella che è la capacità degli interlocutori. Noi non abbiamo qui ben presenti, diciamo, in questi giorni che via via raccoglievamo le adesioni, mi chiedevano, ci scrivevano, ma invito tutto l'ufficio, invito i rilevatori. Io in molti casi rispondevo personalmente, poi non ce l'ho fatta più, e dicevo: no, signori, chi ci deve essere a nostro avviso? A parte che sicuramente conoscere la strategia di comunicazione a supporto di un'operazione così complessa ci aiuta e aiuta anche a motivare i rispondenti. Però quello che qui ci serve è che ci siano coloro che possono o chiedere a chi aggiorna, implementa il sito, i social, oppure può chiedere, si occupa di campagne di affissione, eccetera, nei propri comuni. Può chiedere quindi di fare una comunicazione o chi materialmente gestisce questi canali. Quindi per noi fondamentalmente, oltre ai responsabili chiaramente della rilevazione, però ecco, ci interessava che ci fossero coloro che normalmente sono coinvolti, devono informare, sanno che c'è questa operazione.
situazione, sanno come funziona, sanno quante sono le famiglie coinvolte, quanti sono i rilevatori, conoscono la situazione specifica e danno un'informazione di servizio sui propri canali ufficiali, arricchita però di contenuti di comunicazione che sono quelli che noi mettiamo a disposizione. Ecco, io questo mi sentirei di suggerire, non so se ho risposto, poi può essere anche semplicemente invece presa la nota informativa e incollata, copiata, inviata, cioè allora guardate, noi non c'è alcun diritto di proprietà su questo, noi il senso di questa operazione cerchiamo, l'abbiamo scritto un po' anche nell'invito eccetera, cerchiamo di condividere gli stessi messaggi, dire tutti la stessa cosa affinché non si creino per tante ragioni, dei disallineamenti informativi. È facile generare un'operazione complessa, è facile che i cittadini non possano capire fino in fondo tutte le informazioni, già è difficile spiegare che ci sono due rilevazioni, abbiamo fatto molta fatica anche noi a capirlo, quindi se noi siamo allineati su quello che scriviamo e come lo scriviamo, per noi va benissimo. Ecco, la modalità poi, come diceva Serenella, il direttore, noi siamo a disposizione, abbiamo due mail che mettiamo totalmente a disposizione su questioni specifiche. Ci è capitato in passato, abbiamo fatto nel 2018 un lavoro con la prefettura di Lecce, con altri comuni, con il comune di Roma abbiamo lavorato in tandem nelle precedenti campagne, quindi vi diamo, siamo a disposizione, spero non tutti e 4.000 comuni a disposizione. Virginia è preoccupata perché loro come società di comunicazione che fanno la gran parte del lavoro, di questo lavoro, però noi ci siamo per darvi una diritta, un'indicazione, ecco, in questo senso, ecco, spero di aver dato, di essere stata, di aver dato tutte le indicazioni, i suggerimenti e piccole, indicazioni. Allora, sì, direi che scusami, Virginia. Perdonami, volevo soltanto aggiungere una cosa. Ovviamente, come vi abbiamo detto, una volta partita la campagna di comunicazione, noi metteremo anche gli avvisi stampa, che volendo possono essere pubblicati, e insieme a questi, come ogni anno, inseriremo, questo per rispondere a qualche domanda che ho visto, un documento, dei social post utili sia per veicolare le informazioni all'interno dei social, quindi prendendo già una social card e un testo proprio per facilitare il più possibile il lavoro di traduzione delle informazioni, sia per il canale Instagram o WhatsApp che voi abbiate a disposizione. Diciamo che i materiali sono quanto li abbiamo immaginati in maniera assolutamente diversificata, proprio per poter rispondere a tutte le esigenze. Se vi viene in mente qualcosa di particolare che non è stato ricompreso e che invece ritenete necessario, scriveteci e faremo il possibile appunto per ampliare quanto più possibile gli strumenti a disposizione. Ok, grazie Virginia. Ci chiedono anche, ma questo direi di ricordarlo alla fine per tutti, qualcuno che evidentemente si è collocato da ultimo, dove possono essere rintracciati, ritrovati, ad esempio la nota informativa. Comunque non vi sbagliate, censimento giorno dopo giorno.it vi conduce il mouse e troverete tutto. Dunque, io voglio dire due o tre cose anche per rassicurare ulteriormente i comuni che ci stanno scrivendo. Allora, la raccolta dati ci conferma, già lo sapevamo, ma ovviamente ci siamo tempestivamente confrontati con i colleghi nel back office. Le spedizioni sono avviate, i vettori sono poste per una parte del materiale, altri vettori peraltro, quindi continuate a segnalarci perché è importante avere una panoramica della situazione, però il meccanismo è partito e quindi questo mi sento, anche perché vedo che le domande sono moltissime da parte dei comuni e quindi comunque registriamo che a qualcuno è arrivato tutto, a qualcuno una parte, a qualcuno no, e quindi faremo in modo tale anche di entrare in contatto con i lettori che stiamo utilizzando per capire e tracciare il percorso. Un altro dibattito che si sta scatenando, e ancora una volta questo rende assolutamente evidente e cruciale l'importanza di questi incontri, è il dibattito sui rilevatori in caso si trattasse di rilevatori no-vax.
Ora, qui nessuno si sostituisce ai datori di lavoro e noi non siamo i datori di lavoro dei rilevatori, però sostanzialmente riterrei che, data la fluidità della situazione, ci sarà sicuramente un momento di chiarezza che vi verrà dato non appena si sarà anche, diciamo, più certi e più coerenti da parte del governo e delle istituzioni del comportamento. Va da sé che le misure anti-Covid, al di là del Green Pass, ovvero il distanziamento, la mascherina, questi non sono mai assolutamente messi in discussione, cioè questi valgono per tutti, erga omnes, da tutte le parti, però per una questione di correttezza, anche di riparto e distinguo dalle competenze, cioè il rilevatore deve rispondere al datore di lavoro. Poi c'è tutto il dibattito in corso sulle libertà, sui diritti, e quindi, diciamo, è un discorso che riguarda l'intero sistema paese, non il meccanismo del censimento. Però anche su questo vi ringraziamo per avercelo posto, perché sarà anche nostra cura comunque richiamare l'attenzione anche su questi profili, proprio nel dibattito che ormai vedo mentre vi parlo, scorro i titoli di Rai News e Rebus Green Pass. Quindi non è che non vi vogliamo rispondere, ma che stiamo appunto sull'onda. C'è una domanda invece specifica, e quindi qui chiedo ai colleghi esperti della materia di entrare direttamente in partita, sceglie chi risponde. Il caso di una famiglia marocchina di cittadinanza italiana trasferitasi in Francia e non ancora iscritta all'AIRE, interessata, ci fa piacere, alla rilevazione areale, come si deve comportare? Questo è un quesito che ci arriva dal comune di Montà, è un quesito ben specifico. Chi vuole rispondere? Dei colleghi esperti, quindi non dei comunicatori? Novella, Claudio, oppure insomma ci riserviamo se è un quesito che ha dei profili anche degli scontri giuridici. Di fare degli approfondimenti e poi di intervenire. Se c'è qualcuno, basta che mi fa un cenno e gli do la parola a questo punto. Eccomi, Gerardo. Passi al Scusate. dottor Gerardo Gallo dell'altra direzione statistiche demografiche. Lo ringrazio in particolare per essere qui e averci seguito fin dall'inizio. Salve, buongiorno a tutti. Dunque, se non è ancora iscritto all'AIRE, ma quindi fai capire che si tratta di un individuo che è all'estero e che sta in attesa di essere iscritto all'AIRE, allora non deve essere un'unità di rilevazione, non deve essere oggetto di rilevazione perché presumibilmente non ha la dimora abituale in Italia e quindi in quanto tale, per quanto mi riguarda, se ho capito bene la domanda, non deve essere rilevato come residente, come abitualmente dimorante in Italia. Allora, grazie Gerardo Gallo, sono le 12:05, credo che ci sia ancora qualche domanda. Sapete che le piattaforme, comunque noi diciamo che siamo in tempo, quindi è stato un incontro non solo fruttuoso ma anche virtuoso nel rispetto dei tempi. A questo punto, per brevità, le leggo rapidamente. Le domande, poi diamo la parola e poi le conclusioni. Elena, siamo noi che ringraziamo per la domanda e c'è un ringraziamento di Elena di Montà che ci ha posto il quesito e vedo che ci stanno anche ringraziando, ma allora vado di corsa. Ai comuni sarà inviato materiale già stampato per l'affissione? Vabbè, qui mi pare che abbiamo già risposto, ma magari qualcuno non era collegato o fa la domanda specifica sulle locandine, 70%. Michela, preparati a rispondere. Poi c'è un'altra domanda. Nella rilevazione areale, se le famiglie chiedono di poter fare la rilevazione presso il CCR, gli operatori dovranno far entrare le persone senza che le stesse siano in possesso di Green Pass raccolta dati? Comune di Lecco, chiediamo se è possibile di mettere in risalto di recarsi presso il CCR, previ appuntamento sia nel materiale informativo che nella lettera inviata alle famiglie. Campione della rilevazione della lista. Qui mi permetto di rispondere brevemente, cioè tutto quello che già inviato è già inviato. Ovviamente la correzione o il ricalcolo di informazioni utili per gli utenti, poi le orienteremo dove è possibile. Comune di Cuneo, i tablet usati dovranno essere aggiornati.
E poi consigliamo di proporre i prossimi webinar del pomeriggio, ne prendiamo atto, e che siano aperti al pubblico. Allora, questo naturalmente per chi fa comunicazione come Michela Pacello, Virginia Patriarca e la sottoscritta è un motivo di orgoglio, però naturalmente, e poi do la parola agli altri, nell'organizzazione dei webinar, soprattutto su eventi virtuali, come peraltro negli eventi in presenza, abbiamo naturalmente da rispondere a una serie di requisiti, di parametri e di contingentamenti, però faremo tesoro anche di queste ulteriori sollecitazioni. Michela, velocemente sulle locandine, poi Claudio Ceccarelli per la rilevazione areale. Allora, un'unica cosa sulle locandine per l'affissione. Noi le abbiamo previste, io vi ho mostrato quella che sarà la locandina della nostra, diciamo, dei nostri avvisi stampa. No, queste sono le locandine che noi utilizziamo per l'areale, quindi quella che viene affissa dentro i portoni non ci interessa. Quindi la possiamo anche chiudere, se no generiamo confusione. Le locandine di cui noi parliamo sono quelle che hanno l'identità, la campagna di comunicazione. Quindi l'Italia ha bisogno di campioni. Noi abbiamo previsto una declinazione anche con il logo Istat e il logo del comune, e il messaggio dice anche nel nostro, ecco, questa locandina che io qui vi ho messo in anteprima, diciamo, è quella che è la versione che utilizzeremo sola firma Istat, questa è la versione, scusatemi, a firma congiunta con il comune, dove c'è scritto quest'anno il censimento permanente della popolazione si svolge anche nel nostro comune. Come vedete in basso a destra c'è uno spazio, oltre al logo Istat c'è il logo, uno spazio per inserire il logo del censimento, il logo del comune dove si svolgerà la rilevazione. Quindi questi materiali verranno messi a disposizione sul Digital Kit, ma immediatamente proprio l'1 ottobre, cioè fateci partire come Istat con la campagna, non possiamo farvi spoilerare, come si usa in gergo, la nostra campagna prima di partire con la campagna nazionale. Quindi noi partiremo con la campagna nazionale e contestualmente metteremo la declinazione della campagna nazionale per i comuni, dove il messaggio è leggermente differente, semplicemente lo ancora al territorio, e in questo formato, e sarà un formato per la tipografia. Quindi sì, per chi avesse questo tipo di, diciamo, di esigenza specifica, magari ci scrive, così lo chiariamo di volta in volta come gestirlo. Quindi noi lo abbiamo previsto, considerate però un altro aspetto, che è quello che noi il 3 abbiamo le elezioni amministrative. Noi avremo per circa 2 settimane l'obbligo di silenzio, di buio elettorale. Buio elettorale sia nel nostro spot che in tutti i nostri avvisi stampa, non potrà comparire il logo dell'Istat né quindi quello del comune. Quindi noi stiamo predisponendo i materiali che dovranno essere diffusi nel periodo di elezioni. E quindi non ci potrà essere il logo, ma ci sarà il sito. Quindi la stessa versione di locandina, invece di avere il logo, ecco, vedete qui la versione, questa è la versione buio elettorale. Significa che noi non abbiamo inserito il logo Istat, perché non si può inserire, ma abbiamo inserito comunque il sito. Quindi nella versione per i comuni noi forniremo sia la versione periodo buio elettorale, dove potrete mettere il vostro sito a diciamo l'indirizzo del vostro sito, e la versione invece dopo silenzio buio elettorale, dove potrete mettere il logo del comune. Però per queste questioni che sono un po' più specifiche, che credo che riguarderanno un numero limitato di comuni, se ci sono dei dubbi eccetera, io vi preghiamo di scriverci, così vi accompagniamo in questo percorso. Ecco, quindi è un qualcosa che noi abbiamo assolutamente previsto. Spero di aver fornito. Posso ripetere la domanda, Claudio, se può essere utile? Nella rilevazione areale, se le famiglie chiedono di poter fare la rilevazione presso il CCR, gli operatori dovranno far entrare le persone senza che le stesse siano in possesso di Green Pass? Su tutte le questioni del Green Pass e su tutte le questioni di responsabilità, ovviamente do la parola al collega e ci mancherebbe,
però siamo tutti estremamente attenti a indicazioni di vertice, a disposizioni di legge, cioè questo lo dobbiamo tutti tenere presente, quindi la situazione è veramente in continua fluidità. Claudio, a te la parola, io intanto mi concentro sulle ultime domande e poi chiudiamo. Grazie Serenella. Allora, separiamo le due questioni. Come giustamente diceva Serenella, teniamo distinti i problemi legati al Green Pass, ai vaccini e alla sicurezza Covid. Ritorniamo un momento velocemente sull'obiettivo delle due indagini, quella da lista e la reale. L'indagine da lista, come diceva il tutorial, è un autocompilato online che la famiglia gestisce principalmente da sola. Quindi, e questa l'abbiamo messa da parte. Concentriamoci un secondo sull'indagine areale. Questa indagine è necessaria, è quella che assomiglia di più al censimento classico, quando il rilevatore veniva, bussava a casa e vedeva e verificava chi c'era dentro. Questa indagine viene gioco forza condotta in prima battuta da un rilevatore che si accerta la dimora abituale delle persone che stanno dentro. E questo lo può fare senza abbracciarsi, cioè lo può fare anche a debita distanza, non necessariamente violando le norme normali sul Covid, quelle a cui faceva riferimento Serenella prima, la mascherina, il distanziamento eccetera. Dopodiché c'è la compilazione del questionario, come diceva il tutorial, le famiglie aiutate dal rilevatore, e questa può avvenire se la famiglia ha paura, tra virgolette, di ospitare, anche non necessariamente per problemi di Covid, ma non vuole far entrare uno sconosciuto dentro casa. Anche prima del Covid accadeva questa cosa. E quindi anche in quelle occasioni, 2018 e 2019, avevamo previsto che questa intervista potesse essere svolta nei centri comunali di rilevazione. E qui aggiungo che devono rispettare, perché sono dei centri pubblici a disposizione del cittadino, le norme di sicurezza che vigono nel comune dove questi uffici vengono istituiti. Questo in generale mi sento di poter affermare oggi, al netto di tutto quello che si parla, si dice su Green Pass, obblighi vaccinali, eccetera, c'è obblighi per i dipendenti pubblici. Leggevo nella chat un'osservazione di Samar, perché poi il rapporto di lavoro non si configura esattamente come dipendente, ma sono lavoratori. Tutto giusto, tutto vero, ma non possiamo stabilirlo noi e non possiamo imporlo come Istat, perché non siamo noi i datori di lavoro dei rilevatori. È una cosa in itinere, ci teniamo in contatto con i canali consueti, con le mail consuete, col sito dell'Istat, eccetera, per cercare di mettere in condizioni nel miglior modo possibile sia i rilevatori sia le famiglie per partecipare al censimento, che è un'operazione fondamentale per il Paese. Bene, dunque ringrazio Claudio e direi che a questo punto non ci resta che chiudere. Le domande stanno arrivando, sono però tutte ormai omogenee, cioè nel senso che c'è una preoccupazione alla quale pensiamo di avere risposto, ma lo ribadiamo: tablet e materiale che non è ancora arrivato arriverà in viaggio. C'è, come giustamente ricordava Claudio Ciccarelli, questo dibattito in corso sul Green Pass, è però un dibattito nazionale, Istat non si sostituisce a nessuno e quindi non ha la pretesa di dare risposte che attualmente non ci sono, ma naturalmente, esattamente come tutti, faremo grandissima attenzione a rispettare tutto quello che poi tutto quello che poi verrà stabilito. Le informazioni, ci arrivano ancora tante domande su dove si trovano, su dove è possibile rintracciare il digital kit. Lo ripeto velocemente, l'ecosistema del censimento è il sito dedicato censimentogiornodopogiorno.it, però abbiamo numeri verdi, abbiamo anche il sito corporate www.istat.it, sul menu di sinistra si entra dentro la finestra censimenti, si clicca censimento permanente della popolazione, quindi comunque certamente nessuno di voi sarà lasciato solo nelle risposte tecniche di comunicazione a cui provvederemo come direzione della comunicazione
con il supporto dell'agenzia, alle domande tecniche relative alla rilevazione in cui interverranno i colleghi ovviamente della raccolta dati, e quindi qui ringrazio Claudio Ceccarelli, dirigente del servizio, e la collega Novella Cecconi. Nel caso ci fossero delle domande afferenti di più le statistiche demografiche, il quesito tipo l'AIRE di prima, avremo invece i quesiti da inviare alla direzione competente. Ringrazio in questo caso il collega Gerardo Callo, la loro presenza è la testimonianza di quanto diceva all'inizio. La macchina del censimento è una macchina complicata in cui ci sono tantissime parti che debbono essere messe a sistema e che devono funzionare veramente come un congegno. Ma non è solo l'Istat, una grande parte la fanno i comuni, la fanno le prefetture, che torno a ringraziare anche con un moto di affetto, visto che per tanti anni ho lavorato al Viminale. Ringrazio anche tutti i colleghi dell'Istat che ci stanno seguendo, in particolare quelli dal territorio, che sono anche destinatari dal mese di settembre di una mini riorganizzazione, che quindi dovranno anche, diciamo, oltre a occuparsi delle operazioni normali di raccolta dati e le operazioni censuali, dovranno anche insieme a noi al centro riorganizzare il modello. Mi pare che le informazioni ci siano tutte. Come ricordava Michela Pacello, ci sono degli appuntamenti da qui a fine anno, oltre la rilevazione censuaria, in cui comunque torneremo a parlare di censimento. Ci sarà un evento sempre virtuale il 5 ottobre, alla fine di novembre, se ricordo bene, ci sarà comunque un altro appuntamento in cui i comuni sono i principali protagonisti dell'assemblea annuale di ANCI, in cui cercheremo come Istat di essere presenti, e se già prima lo ritenevo utile, dopo aver ascoltato le vostre domande, direi che è assolutamente necessario, perché poi i censimenti permanenti, come sapete, sono tanti, non c'è solo quello della popolazione. Infine, ci sono due appuntamenti, per così dire, di bandiera del nostro istituto. Uno è quello della prossima settimana a Treviso, edizione del Festival Nazionale della Statistica, 17, 18 e 19 settembre, in collaborazione con la Società Italiana di Statistica e con la Fondazione Corrado Gini. E c'è quello che per noi è veramente il momento topic, che arriva con un anno di ritardo causa Covid, che è la Conferenza Nazionale di Statistica, che ricomprende tutto il sistema e tutti gli stakeholder della statistica, non solo il nostro istituto. In quel caso l'appuntamento è un grande appuntamento virtuale a cui stiamo lavorando con tutte le anime di Istat, cioè con la produzione, con la diffusione, e quello è previsto invece il 30 novembre e il 1 dicembre. Mi fermo qui, vi ringrazio tantissimo di nuovo e convintamente per l'attenzione che ci avete dedicato. 998 iscritti, abbiamo cominciato con una partecipazione di quasi 800 persone, finiamo con 640, credetemi, è davvero un risultato importante. Le domande e le risposte saranno pubblicate sul sito Censimenti insieme a slide e registrazione. Ed è davvero tutto. Grazie, arrivederci a presto.